prima dell'operazione infinita, quasi 7-8 mesi prima dell'operazione infinita, noi come gruppo dell'Italia dei Valori, abbiamo presentato un ordine del giorno antimafia che si può dire avevamo previsto un po' quello che c'era nell'aria. Noi siamo contenti che adesso si fanno dei convegni, che fanno riunioni, ma perché, come no? Su questo tema qua il colore politico non deve esistere, non ci deve neanche essere. I cittadini vogliono che noi siamo tutti uniti su questo tema qua. Noi siamo contenti, però quando noi diciamo che prima delle cose non vengono prese in considerazione, perché per l'ordine del giorno e 7 mesi prima dell'operazione Vinita, la maggioranza diciamo non ce l'ha accordata. Però ci siamo messi d'accordo con il presidente della provincia, lei che è qui presente, e abbiamo costituito un tavolo della sicurezza, un tavolo della legalità sotto consiglio del prefetto di Milano, che ci ha detto, visto che è considerato che la Verde vuole che si va avanti, il presidente Allegri non lo vuole, mettetevi d'accordo su un tavolo che, io mi ricordo Allegri che lui disse, però anch'io se ne chiamavo. Infatti noi, io quando siamo ritornati in provincia, ho ritirato l'ordine del giorno antimafia e Allegri ci ha dato il tavolo di lavoro che adesso ancora adesso c'è, devo dire che sta dando i suoi frutti questo tavolo della legalità. Questo volevo dire, è vero. Forse ci vuole più, tante volte le critiche, se sono costruttive, vanno bene, perché la provincia, la prevenzione è la cosa migliore. Non bisogna andare lì con la testa a prendere dei provvedimenti. Sono qua, si sto riprendendo. Io mi ricordo finale. Su quel intervento, io avevo detto dove c'è rovine di cemento, dove ci sono le scariche abusive, dove ci sono movimenti di terra, dove ci sono appalti e superappalti, c'è un indice forte di mafiosità. L'avevo detto io, presidente Allegri, in quel periodo lì. Non sono stato ascoltato.